ragazzi, non scappate, la presentazione non è ancora finita. Lasciatemi dire due parole e poi vi dirò la vera bomba di questa stagione. Innanzitutto vorrei fare un grandissimo ringraziamento a tutti voi che avete seguito e soprattutto condiviso la serie. Vorrei davvero ringraziare tantissimo tutte quelle persone e le aziende che mi hanno dato una mano nella realizzazione della mia nuova moto. Partendo dal primo episodio abbiamo conosciuto VS Suspension, con il quale abbiamo realizzato una taratura perfetta per l'enduro, con la possibilità di spaziare con le tarature dal fettucciato all'enduro estremo. Con JC abbiamo spaziato dalle manopole all'ergal, passando per dei paramani bellissimi. E lo so, ho rimontato i paramani chiusi, perdonatemi, io mi schianto contro le piante, ho bisogno di protezione. Camoletto Racing che mi ha letteralmente salvato con l'accensione e soprattutto con questo portatarga che si è rivelato veramente veramente utile. Sono stato felicissimo di poter collaborare con Attilio Lavazza Motolab, non solo per avermi spernato e rimpernato le piastre non so quante volte, ma soprattutto per la creazione del Paratilio, il paramotore di Attilio. Quella che per me è stata la vera sorpresa è stata la collaborazione con Cerapic, perché mi ha portato a conoscenza di un trattamento veramente veramente incredibile di cui non avevo mai sentito parlare. Nell'episodio finale siamo andati a scoprire le grafiche di Warp Design, non dimentichiamoci anche il coprisella, che è stata veramente una sorpresa perché girando nel fango ha dimostrato di essere una sella con molto molto grip che ti aiuta tanto nella guida e non è una cosa da sottovalutare. Come avete visto in quest'ultima puntata, finalmente è arrivato l'abbigliamento personalizzato Beluga, prodotto esclusivamente da CJ Style, e oltre alla maglia gara questa splendida t-shirt che potete vedere qui indossato da me in questo momento. CJ Style potrà produrre anche guanti, pantaloni, gilet, insomma tutto quello che volete, completamente personalizzabile. Sempre parlando di personalizzazioni, andiamo a vedere il mio tappeto by Hurley Parts. Spero di averlo pronunciato giusto. Ricordiamo che il tappeto è omologato per le competizioni FIM. Il tappeto infatti è obbligatorio nel paddock e nel parco chiuso. Se il personalizzato non fa per voi, potete rivolgervi a Canella, che come sapete è il più grande negozio online d'Italia di abbigliamento e attrezzatura per il fuoristrada. Come avrete notato nei video, non cambio, Metzler è sempre con me. Anche per quest'anno i miei piedi saranno protetti da Forma Boots. Ma la novità di quest'anno sarà il nuovo stivale Pilot, che si inserisce fra la top di gamma Predator e l'economico X-Terrain. Particolarità di questo modello: non ci sono le classiche punte in acciaio, sistema di sgancio e aggancio S-Lock, Total Black che sono meno sporchevoli. No scherzo, ci sono tanti bellissimi colori. E per finire un grazie a delle persone che non sono dei collaboratori ma sono degli amici. Ragazzi, grazie a Endurista Dentro, andateli a seguire se non arrivano a 10.000 miglia rapido. Abbiamo una moto bellissima rimessa a nuovo, abbiamo l'abbigliamento personalizzato, abbiamo nuovi stivali, nuova attrezzatura. Ma cosa ci farò con tutto questo ben di Dio? Il 18 giugno inizierà ufficialmente il campionato regionale Enduro Lombardia. Si partirà da Tradate e vi voglio tutti presenti, visto che è qui vicino a me. Serve un po' di tifo in casa. Ma come sapete, io in ogni anno voglio buttarmi in una sfida veramente grande. E qui ragazzi vi annuncio ufficialmente la mia partecipazione alla International 6 Days of Enduro. Sì ragazzi, parteciperò alla più importante gara del mondo. Parteciperò alla 6 giorni. Sarà per me la terza 6 giorni, ma penso che sarà la più emozionante, perché correre in Italia davanti al proprio pubblico sarà fantastico. Quindi vi aspetto dal 30 agosto al 5 settembre, Riva Nazzano Terme. Ovviamente non perderò l'occasione di raccontarvi tutta l'esperienza da 6 giorni, dagli allenamenti alla gara in sé. Vi presenterò anche gli altri due ragazzi che faranno parte del team Beluga. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram se già non lo fate. Ci aspetta un'estate veramente caldissima. Ciao!